Perfetto, come abbiamo visto nell'ultimo video, ho riparato la scheda dell'iPhone 12 in quanto dopo l'incidente che ha avuto, praticamente si è piegata la scocca, si è rotto il display e non funzionava più il wifi, quindi ho effettuato la riparazione sulla scheda madre. Se non avete visto il video, ve lo lascio giù in descrizione. Adesso quello che andrò a fare prima di andare a sostituire la scocca sarà proprio sostituire il display con uno nuovo. Il problema è che quando si monta il nuovo display appare il messaggio di parte non originale, componente non originale. Quindi per evitare di avere quel messaggio che a volte può essere anche fastidioso, andrò a sostituire questo chip, andrò a prelevare il chip originale del display e lo andrò a saldare sul nuovo display. Quindi vediamo quali sono tutti i passaggi e iniziamo subito esportando il chip. Ok, allora questo è il chip da esportare. Considerato che questo display non ci serve, possiamo andare un po' più tranquilli. Perfetto, una volta aver tolto il chip, adesso non ci rimane che pulirlo ed effettuare il rebolling. Quindi andiamo subito a vedere come fare. Cambiamo la pistola della calda e via. Allora, adesso facciamo un'ultima pulizia dei pad. Un po' di pulsante. Freccia. Adesso chiudiamo con l'isopropilico. Perfetto, una volta aver tolto il chip dal display originale, adesso averlo pulito, adesso dobbiamo effettuare il rebolling e poi preparare il nuovo display per saldare questo chip. Quindi vediamo subito quali sono.
Vediamo subito come intervenire. Dovremmo essere qui così. Ok, vediamo un attimo, perfetto. Questa è la sua posizione. Cerchiamo di farlo. Ok. Allora. Prendiamo un po' di pasta saltante. Così. Ok, il rebolling è avvenuto con successo, come abbiamo visto anche tutti i pallini sono posizionati in maniera perfetta. Adesso non ci rimane che preparare il nuovo display. Però... Ok ragazzuoli, è trascorso qualche giorno da quando ho risaldato il chip dal vecchio display, adesso l'ho risaldato nel nuovo display, quindi non rimane che effettuare la prova, ma ancora prima di fare la prova gli vado a rimettere della colla attorno al chip, proprio come quella originale, in modo da evitare in caso di infiltrazione di acqua oppure di umidità di andare a intaccare nel chip, così viene protetto. Come possiamo vedere qui, allora, eccolo qua, come possiamo vedere è stata la colla si è andata a inserire tra il chip e il flat, quindi adesso ho creato quella protezione che aveva il chip originale. Ok, allora prendiamo l'iPhone, la scheda madre è stata montata, quindi anche quella è stata riparata. Per chi non ha visto il video, andate a vederlo nel canale, ve lo lascio qui in descrizione. Adesso montiamo il display e vediamo un pochettino se si è ripreso. Ok, quindi tutto questo va, accendiamo. Ok, si accende. Postazioni generali, già la notifica non c'è più, quindi la notifica è scomparsa. Adesso vediamo se anche la programmazione del Truton è andata a buon fine. Perfetto, anche il True Tone è attivo.
Quindi il display è completamente funzionante e pronto all'utilizzo. Il wifi, come abbiamo visto prima, è stato riparato, quindi adesso si collega in automatico. Quindi attendiamo un attimo. Eccolo qui, si è collegato. Perfetto. Quindi se riparazione della scheda madre e del display è avvenuta con successo, non rimane nient'altro che trasferire tutto nella nuova SCOC.